Ciao Bettes.it, edizione numero 73 della Mostra del Cinema di Venezia, primo film italiano in concorso. Eccoci qua, Spira Mirabilis, Massimo D'Anolfi e Martina Parenti. Primo film italiano che arriva in concorso, l'universo si sta dilatando, dice Alvi Singer a sua mamma in Io e Annie di Woody Allen. La madre, e quindi tutto è esauribile e tutto è mortale e presto finiremo. La madre gli dice, ma te che te ne frega? Il fatto che siamo circondati da compresi noi stessi, da cose che muoiono, ha interessato molto gli autori di questo documentario Spira Mirabilis, perché la ricerca allora è: c'è qualcosa nel nostro mondo che cerca, che sembra sfidare le leggi della fisica, le leggi della mortalità? C'è qualcosa che può essere mortale? Magari una tribù indiana che tenacemente e testardamente vuole rivendicare un pezzo ancora di Stati Uniti d'America come loro, i Lakota. Magari, magari le statue del Duomo di Milano che stanno lì e che sembrano eterne. Magari uno scienziato giapponese che poi si mette pure a cantare, che studia delle particolari meduse le quali sembrano non morire mai, o comunque tornare indietro e ricominciare la propria vita. E anche questo sembra sfidare le leggi della mortalità. Magari Marina Vladi che legge, e qua la cosa si fa quasi letterale, L'immortale di Borges, ricordandoci appunto come è possibile che qualcosa possa anche superare il tempo, come l'arte, per esempio, in questo caso appunto l'arte del grandissimo Borges. Questi e poi, oppure magari due inventori di strumenti in metallo che sembrano anche loro un po' immortali, perché li vediamo giovani, poi li vediamo un po' meno giovani, e nel corso del tempo, bam bam bam, a forza di battere su queste strutture di metallo, formano questi strumenti sopraffini, e loro sono Felix e Sabina. Adesso, Spira Mirabilis, io non amo i testi che hanno bisogno di altri testi, sfido chiunque non vorrei essere nei panni di uno spettatore che deve vedere questo film senza aver letto prima il pressbook, perché è uno di quei film che capisci qualcosa di quello che Massimo e Martina hanno voluto fare, secondo me, solo se leggi appunto un pressbook, se leggi una sinossi d'accompagnamento, magari se incontri pure Massimo e Martina che te lo spiegano. Questo io non lo amo, perché un testo audiovisivo per me deve arrivare e avere anche un minimo, capisco ci possono essere di vari tipi di testi audiovisivi, però questo è molto ostico, molto criptico, per non dire anche cacofonico. Uscirà al cinema, pensate, uno spettatore che va a vedere Spira Mirabilis e magari ha i vicini che stanno facendo i lavori a casa e già sente trapani e martelli. Ecco, questo è un film che nel corso dei suoi 120 minuti molto spesso si sente e quindi mi ha anche un po', diciamo, dato fastidio. Quindi l'idea è ammirevole, il risultato no, nel senso che non arriva per me praticamente nulla. È molto figlio della febbre del documentario. Il cinema art house non è diverso dal cinema commerciale, è cinico e anche pigro, e anche i selezionatori sono pigri, come a volte è pigro il cinema commerciale, no? I sequel, le cose. Questo è un sequel anche questo. Rosi ha vinto con Sacro Gra, ha rivinto pure a Berlino con Fuoco a Mare. Il documentario adesso, insomma, Michael Moore era più interessante secondo me ai tempi di Fahrenheit, Palma d'Oro a Cannes con Tarantino che gli dice all'orecchio: hai vinto non perché ce l'abbiamo tutti con Bush, ma perché hai fatto un grande film. Ecco, quello è un grande documentario, ci possono essere vari approcci. Io amo molto i primi film di Rosi, prima di Sacro Gra e Fuoco a Mare, e questo è qualcosa per me di assolutamente non significativo, noiosissimo, molto poco comunicativo. L'idea di fondo poteva essere bella, il trattamento è molto molto brutto, quindi per me è un grande no. Primo film italiano in concorso, Spira Mirabilis, regia Massimo D'Anolfi, Martina Parenti. Oh, poi è probabile che vinca qualcosa, perché la febbre del documentario è come Barbera, ha presentato questo documentario come se fosse proprio anche il senso della vita, che capiamo tutto, che ci torniamo a casa, e in realtà torniamo a casa e magari ti fanno male le orecchie a forza di bam 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 lungo tanti minuti dei circa 120 minuti del film. Spira Mirabilis, primo film italiano in concorso, per me è un rumoroso e fragoroso no, con il massimo rispetto per gli autori del film. Ciao Bettes.it.